Io penso che debba partire da Assisi questo grande segnale di pace. Per cui buon Natale a tutti e speriamo di continuare insieme verso questo grande cammino che abbiamo tracciato con Assisi. Assessore, tantissimi complimenti per la Regione Campania e per l'Irpinia in queste ore. Ma guardi, complimenti alla Regione Campania, è sicuramente un progetto importante che parte da lontano, parte con i cammini dell'anima. La Campania che si mette in rete, un viaggio nella spiritualità alla ricerca delle proprie radici. I quattro percorsi micaelici, mariani, dei santi e dei riti religiosi che si va ad arricchire anche con il percorso dei francescani. Questo è un progetto che parte il 4 ottobre, lei ricorderà la raccolta dell'olio, l'accensione della lampada, la sottoscrizione del protocollo d'intesa dei sindaci solidali ed ancora la inaugurazione della mostra Francesco e i Francescani, i luoghi della Campania che vengono evidenziati in questo luogo di culto. Ebbene, oggi si va a completare con il Natale francescano, il presepe di Montevergine realizzato dall'Abbazia ma sostenuto con grande determinazione dalla Regione Campania e anche l'albero di Natale che rappresenta sicuramente la vita, un rinnovo della vita. Io penso che questo è un momento importante perché il presepe nasce nel 1223 proprio qui ad Assisi, ma trova la sua massima espressione culturale e artistica nel Settecento grazie ai maestri napoletani, per cui è un gemellaggio che doveva essere fatto. Penso che questa è la strada giusta per far crescere la Campania. Anna. Io rassegno solo una raccomandazione all'assessore Matera. Assessore, facciamo in modo che le cosiddette zone interne della Campania, come l'Irpinia, possano splendere sempre come questa sera. Ma guardi, questo è un progetto che nasce in Irpinia. C'è una grande attenzione alle aree interne. Sono tante le iniziative che abbiamo messo in campo. Il problema è quello di collegare le aree interne ai grandi attrattori e questo stiamo provando a fare, provare anche a diversificare l'offerta turistica e in questo caso le aree interne con il turismo verde, enogastronomico, religioso sicuramente avranno una marcia in più.